Buongiorno, buongiorno cari telespettatori, come state? Ho metà settimana, ci accingiamo a parlare come sempre con voi con il nostro numero di telefono in diretta 0131 23 10 92. Lo sapete benissimo come funziona, chiamateci per dire quello di cui volete parlare. Naturalmente possono essere argomenti come dire, nazionali che riguardano ovviamente tutto il paese, ma anche argomenti che riguardano necessariamente o più, in modo più specifico il vostro quartiere, la vostra città, il vostro paese. Poi io intanto vi dirò quello su cui magari mi piacerebbe sapere da voi che cosa ne pensate. Allora, intanto sentiamo subito chi ci ha chiamato. Pronto? Buongiorno. Ah, bene, ritornato ai suoi record nazionali. Buongiorno Angelo. Buongiorno, Allora, come sta? ma io bene, lei? E la moglie stiamo abbastanza bene. E allora siamo a Con posto. l'età che abbiamo non ci possiamo lamentare. Bene, Angelo, di cosa vuole parlare oggi? Gettiamoli un argomento. Ma l'argomento che volevo... Allora, per prima cosa volevo dire che mio nipote che lavora in Spagna, cioè studia e lavora in Spagna, grazie a me che sono pensionato della Fiat, ha preso la borsa di studio. Cioè, grazie a lei Quindi cosa vuol dire che lo ha mantenuto? Grazie a lei cosa vuol dire che lo ha mantenuto lei, suo nipote? Non ho capito. No, No. si mantiene da solo, grazie a Dio. Ecco. Diciamo che no, forse mi sono io che ho imbrogliato la lingua, Ah, vabbè. Va non bene. l'ho mantenuto, E quindi? è riuscita ad avere una borsa di studio grazie al fatto che io sono pensionato e che sono un anziano figlia, ecco. Va bene, ah, ho capito, ho capito, ho capito. Va bene, d'accordo, Angelo. Quindi la settimana scorsa siamo andati io e sua mamma con mia moglie a ricevere questa borsa di studio perché lui non è potuto venire in Italia perché oltre a studiare lavora anche. Certo, va bene. Poi detto Sì. questo volevo dire che qui, signora Cristiana, siamo dilettanti allo sbaraglio, non si sa più cosa, cioè non si riesce a capire più nulla. Ma a cosa si riferisce Angelo? Che Dovremmo così la lasciamo fare. un po' il posto anche agli altri telespettatori. A cosa si riferisce per i Va bene, dilettanti allo sbaraglio? allora la prossima volta le faccio la domanda. Adesso lascio parlare, ho già parlato anche troppo. La saluto e le auguro buona giornata di lavoro. Va bene, grazie, grazie, grazie ad Angelo che è un nostro fedelissimo telespettatore. Io chiedo sempre un po' di sintesi a tutti perché così Sì, diamo spazio a tutti per per quello che parlare. mi costa, signora Grazie, grazie Cristiana, Angelo, parlo. grazie mille. Il Allora, saluto vale tantissimo. grazie, grazie. Allora, intanto, come dire, già Angelo mette sul piatto, due argomenti. Molti italiani che vanno all'estero, molti italiani laureati che vanno a lavorare all'estero, lo sappiamo, è un problema che, riguarda non soltanto il sud, perché non so se avete letto nei giorni scorsi le statistiche che parlano di quanti, laureati, del sud si trasferiscono al nord, circa il 40%, questo al nord Italia, quindi questo significa lasciare, scoperto una parte importante del nostro paese, lasciarlo scoperto di una parte importante di menti, di professionalità. E questo perché? Perché al sud non ci sono anche, delle aziende, delle industrie capaci di, ospitare e di aver bisogno di professionalità che vengono poi, che si laureano. E quindi vanno molti al nord, quindi questo dovrebbe far pensare anche a una ridistribuzione migliore, come già del resto dal tempo dovrebbe avvenire, delle industrie sul nostro paese. E poi ci diceva una cosa importante Angelo, cioè la Fiat, quella che ormai da tempo non si chiama più Fiat ma Stellantis, e che insomma vedrà nei prossimi giorni uno sciopero molto importante di tutti i lavoratori e di tutte le sigle sindacali, perché come sapete sta andando veramente male la Stellantis. E soprattutto sta andando male anche il comparto sul quale bisognerebbe puntare di più, ossia l'elettrico. Ne parleremo tra poco, sentiamo chi altro ci ha chiamato. Pronto?
Buongiorno, sono Gianni di Alessandria. Buongiorno Gianni, dica. Volevo parlarle, no, a proposito del processo che dovrà subire Matteo Salvini dalla Lega, no? Sì. Per quanto riguarda la 18, quando c'era il governo giallo-verde. Sì. Allora, era stato votato, cioè erano d'accordo una buona percentuale degli italiani per questo fenomeno di immigrazione non controllata. Ben venga, chi si integra, chi trova un lavoro, chi paga le tasse, ben venga. Ma clandestini, noi non sappiamo chi sono, infatti abbiamo avuto l'esperienza di clandestini sbarcati a Lampedusa, terroristi, attentati in Germania, attentato a gente sbarcata a Lampedusa. La domanda è questa: perché in Germania, Schulz, la Francia li respingono e lì va tutto bene e cerchiamo di far qualcosa noi, di avere questo fenomeno di immigrazione controllata, andiamo un ministro solo per difendere i territori, va a processo. Io lo trovo assurdo. Io comunque le dico, non sono né di destra né di sinistra né di centro né in alto né in basso, però sono andato a firmare perché non lo trovo giusto. La saluto. Vabbè, grazie, grazie. Allora, lei fra l'altro mi porta anche all'argomento che è proprio di queste ultime ore, per cui è stato raggiunto il quorum per il referendum che propone di ridurre da 10 a 5 anni di residenza legale in Italia la cittadinanza, la domanda di cittadinanza italiana. Allora, per quanto riguarda il processo al ministro Salvini, che poi naturalmente dovremo vedere come, quando si farà, se verrà data anche il permesso, perché sapete che appunto i nostri parlamentari godono, come del resto in tanti altri governi, dell'immunità parlamentare. Staremo a vedere che cosa succederà, però in quel caso, se non mi ricordo male, il ministro Salvini fece rimanere sulla barca, sulla nave, in mezzo al mare, mi pare 160 o 126 persone, non mi ricordo adesso perfettamente il numero, dicendo che a bordo c'erano dei terroristi e quindi era un pericolo per il nostro paese. A bordo c'erano anche tanti bambini, tanto è vero che poi dopo una lunga trattativa vennero fatti sbarcare i bambini e le donne, però si capisce che è abbastanza difficile andare a sapere chi c'è su una nave e quindi in quel caso la procura che segue le indagini su questo fatto ha ritenuto che ci fosse da individuare un reato fatto appunto dal ministro Salvini. Sentiamo chi ci ha chiamato. Pronto? Pronto? Sì, eccomi, sì. Pronto, buongiorno. Buongiorno, dica. Sì, chiamo da Alessandria, buongiorno. Come si chiama, mi scusi? Io mi chiamo Alessandro. Dica Alessandro. Allora, guardi, voi siete bravissimi, perché fate anche dei servizi sociali, da quello che sento. Pronto? Sì, la sto ascoltando, mi dica pure. Sto ascoltando, benissimo. Sì. Sì, non so se ha capito quello che le ho detto prima. Sì, ho capito che noi facciamo dei servizi sociali, ma non ho capito fate in che senso. Fate anche voi dei servizi sociali, bravi, ok. Vabbè, questa è una battuta, la si perde. Non l'ho capita, ma se me la vuole spiegare magari ne parliamo. C'è sempre qualcuno che ha bisogno di voi, in questo senso. Ah, ho capito, sì, dica. Ecco, non vado, ecco, vabbè, niente, cioè io volevo solo dirle alcune cose che comunque sono cose che sappiamo tutti, cioè che viviamo purtroppo in un mondo abbastanza difficile, complicato, cerchiamo tutti di difenderci sperando che il domani sia il migliore dell'oggi. Grazie al disturbo, buona giornata. Grazie, grazie, grazie a lei per averci chiamato. Lei ha detto una cosa, dice, voi spesso fate dei servizi sociali, è che a volte
Sa che cosa succede? Succede che i cittadini, non trovando risposte per tutta una serie di motivazioni presso le istituzioni, quelle che poi dovrebbero dare delle risposte ai cittadini, si rivolge ai giornalisti sperando che un faro mediatico sulla vicenda venga acceso e in qualche modo richiami l'attenzione delle istituzioni. A volte è così, a volte no. Ci fa piacere naturalmente se riusciamo a dare una mano alle persone che ne hanno bisogno e di questo noi lo facciamo sempre con grande celerità e anche con una buona disposizione. Per quanto riguarda invece la situazione, siamo in una civiltà, in una società complicata. Sì, è proprio così, siamo in una società complicata, conflittuale e a me sorprende sempre invece quelle persone che vogliono dare risposte molto semplici a vicende complicate che meriterebbero un po' più di attenzione e forse queste risposte semplici vengono fatte soltanto per come dire, guadagnare qualche voto o un po' in popolarità, ma poi nella pratica è difficile mettere a terra le soluzioni facili per vicende complicate. Sentiamo chi altro ci ha chiamato. Pronto? Pronto, sono Parvenza Gioacchino. Buongiorno, dica. Vorrei dire che ho sentito dall'ospedale che l'hanno diffamato, non per colpa di certe persone che viene diffamato l'ospedale. E ringrazio... L'ospedale di dove, scusi? L'ospedale di Alessandria. Ah. E ringrazio il donatore del sangue e il dottore che mi assistono tutti i giorni. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie a lei. Ma io non so, sicuramente dai nostri microfoni, dai nostri servizi, dalle telefonate dei nostri cittadini, io non ho mai sentito qualcuno che parlava male dell'ospedale di Alessandria. Anzi, direi che per il numero di persone, di infermieri e di medici che ci lavorano, fanno veramente un lavoro egregio, non sono eroi, come erroneamente li abbiamo chiamati nel periodo del Covid, sono professionisti che fanno il loro lavoro, lo fanno cercando di eseguire al meglio tutto quello che è nelle loro competenze, ma certo hanno anche degli orari veramente al di fuori da qualsiasi contratto nazionale, anche perché sono veramente in pochi e sono sempre meno. Fra l'altro oggi veniva detto, nei giorni scorsi è stato detto che i cosiddetti medici a gettone costano qualcosa come 12 milioni di euro alla regione e non si capisce però perché questi 12 milioni non vengano distribuiti a professionisti che magari possono essere assunti invece che far parte delle cooperative. È un grande punto interrogativo che ormai circola da parecchio tempo. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno, come si chiama? Mi chiamo Maura. Ascolti, sì. Volevo un attimo parlare in base al discorso che ha fatto sul Salvini processo. Io non voglio difendere Salvini, per la carità, però volevo far presente che le persone che erano sulla nave, sì, avevano avuto la possibilità di sbarcare in altri due porti. Salvini ha fatto scendere comunque bambini, sì, e donne. Dopo molto tempo. Quindi, però, dopo molto tempo, non le ha fatte sbarcare, sì, anche dopo molto tempo, sì, però intanto l'ha fatto. Comunque, sì, potevano approdare benissimo in altri due porti e la signora Rackete si è rifiutata di farli approdare negli altri porti. Quindi diciamo che sì, c'è stata magari una mancanza da parte del ministro Salvini come del governo italiano. Però accusarlo proprio così pienamente, cioè non ne vedo la motivazione, ecco. Soltanto questo. La ringrazio, buongiorno. Grazie a lei per averci chiamato. Certo, non, diciamo, la giustizia farà il suo corso, se riuscirà a farlo, e ci dirà poi appunto qual è la verità, diciamo, giudiziaria di questa vicenda. Mi ricordo, se non ricordo male, che la barca era stata indirizzata ad altri due porti, ma erano porti molto lontani e con una situazione del mare veramente molto complicata, quindi il porto di Lampedusa era l'approdo più vicino, come dovrebbe essere sempre quando ci si trova in mare con un'imbarcazione in difficoltà. Pronto? Pronto? Buongiorno signora, sono... Buongiorno, dica.
Sono Bruno di Alessandria. Buongiorno Bruno, dica. Complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere un'informazione se è al corrente. Vediamo se ce la faccio. Il ponte di Bassignana, sa mica qualche cosa, qualche notizia che è chiuso? Sì, allora dunque, oggi, grazie per questa chiamata, le rispondo attraverso la televisione. Allora dunque, oggi nel nostro telegiornale che andrà in onda regolarmente alle 12.30, però oggi come del resto ieri non c'è il nostro solito collegamento con gli aggiornamenti, però parleremo del ponte di Bassignano. Come sapete i tecnici che hanno analizzato le indicazioni che i sensori di movimento hanno dato tra sabato e domenica notte e movimenti che hanno causato, che hanno indicato ai responsabili la chiusura alla viabilità sul ponte, hanno detto che il ponte rimarrà chiuso almeno fino al 30 settembre. C'è stato in queste ore un progetto che viene presentato alla provincia e alle istituzioni, un progetto per riuscire a capire come e quando verrà ripristinata la viabilità. Però al momento si sa che il ponte rimarrà chiuso almeno fino al 30 settembre, bisogna usare le strade alternative che sono già state indicate per andare a muoversi verso Valenza, verso Pecetto, insomma in quella zona. Fra l'altro un incontro che ci sarà nelle prossime ore anche con le aziende che gravitano nella zona, perché ovviamente questi problemi di viabilità hanno creato anche dei grandi ritardi per quanto riguardava i dipendenti che dovevano arrivare nelle aziende, quindi si cercherà anche di capire come muoversi da questo punto di vista. Mi pare che le aziende che parteciperanno al tavolo con le istituzioni saranno due o tre e sono poi appunto le aziende interessate dall'arrivo dei dipendenti da zone fuori dal circondario che hanno appunto problemi ad arrivare in orario. Questo è quanto. Naturalmente noi monitoriamo la situazione e in quell'incontro l'incontro dei prossimi giorni ci è stato detto che verrà anche raccontato e spiegato in modo più esaustivo possibile perché si è deciso di chiudere il ponte, i sensori che sono stati messi a novembre dell'anno scorso sotto il ponte hanno segnalato evidentemente dei movimenti e ci spiegheranno meglio sostanzialmente quali saranno appunto le preoccupazioni dei tecnici che li hanno indotti alla chiusura. Allora, vediamo se ci sono per caso delle altre telefonate. Vi ricordo che abbiamo ancora due minuti per stare insieme, 0131 23 10 92. Avevo aperto questa trasmissione dicendovi che la notizia di poco fa era proprio quella che era stato raggiunto il quorum per il referendum che propone di ridurre da 10 a 5 anni gli anni di residenza legale in Italia richiesti per poter avanzare la domanda di cittadinanza italiana, che una volta ottenuta sarebbe automaticamente trasmessa ai propri figli e alle proprie figlie minorenni. Il quesito mira a modificare quindi l'articolo 9 dell'attuale legge sulla cittadinanza, che si basa sul cosiddetto ius sanguinis, ossia il diritto di sangue. Allora staremo a vedere poi come risponderanno le forze politiche a questa richiesta, che sostanzialmente viene da una fetta interessante della popolazione italiana che chiede appunto di ridurre gli anni per diventare cittadini italiani. D'altronde dobbiamo dire che le statistiche, le indagini di queste ultime settimane dell'Istat ci raccontano di una situazione pensionistica futura molto preoccupante e insomma per pagare le nostre pensioni ci vorranno anche molti più giovani che lavorano in modo stabile e avendo noi un quadro di denatalità molto forte ovviamente sarebbe molto più interessante e auspicabile che diventassero cittadini italiani tanti giovani di famiglie straniere che ormai vivono sul territorio e anche lavorano, e quindi questo ci permetterebbe di non solo di avere delle pensioni congrue ma anche di avere molti più lavoratori che si stanno fra l'altro cercando in tante aziende. Allora io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito, grazie per averci chiamato alle 12.30 al nostro telegiornale come sempre. Grazie, arrivederci.